Bentornati con l'informazione di AM Terni Television. Firma dell'accordo di programma entro ottobre e studio di soluzioni che possono contenere i costi energetici che AST Arvedi deve affrontare, superiori di molto a quelli degli altri competitor europei. Le rassicurazioni sono giunte dal ministro delle imprese del MED in Italy, Adolfo Urso. Il presente è presente all'assemblea di Confindustria. Vediamo i dettagli. Accordo di programma, costi energetici che AST deve affrontare, di molto superiori alla media degli altri competitor europei, crescita comunque del distretto industriale. Sono i temi affrontati dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all'assemblea di Confindustria. Temi di particolare importanza per il futuro di Arvedi AST, dalla cui narrazione emergono segnali positivi. Il distretto industriale umbro si è rafforzato ed ha attirato 30 ulteriori multinazionali. Ciò ha consentito all'economia regionale di essere in buona salute, migliori di altre realtà italiane. L'occupazione, con un tasso del 66,5%, è superiore alla media nazionale. Ora i nostri sforzi sono concentrati, ha spiegato il ministro Urso, sulla firma dell'accordo di programma del gruppo Arvedi AST. Penso di convocare un tavolo di confronto con la regione entro la prima metà di ottobre. Un tavolo al ministero in cui pensiamo di finalizzare tutto il lavoro fatto in questi mesi, in questi anni in cui abbiamo lavorato per realizzare l'accordo di programma. Il ritardo sulla firma il ministro lo ha addebitato anche al nodo dei costi energetici italiani rispetto ai concorrenti internazionali, divario che negli ultimi anni si è di molto ampliato. Per AST, su questo fronte, ha specificato il ministro, serve una soluzione ponte, in attesa di definire un quadro strutturale dal 2029, quando verrà rinnovata la concessione per la gestione del polo idroelettrico. Una partita fondamentale per l'economia nazionale, umbra e di Terni. Crediamo esistano le condizioni per questa soluzione ponte, ha spiegato Urso, e giungere a quell'appuntamento significativo nel modo migliore. Sappiamo, ha poi concluso il ministro, che dobbiamo prepararci per una soluzione più strutturale, che nei prossimi 20 anni vada a sostituire il ciclo del gas. Questa energia continuativa può essere solo il nucleare, pulito e sicuro, da affiancare allo sviluppo delle energie rinnovabili. Del tema energia se ne è parlato nel corso della puntata di Tribuna Politica con ospite la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Ascoltiamo le sue parole nel prossimo servizio. C'è il tema energia, ma qui è un tema che oggi tocca a noi e tocca sicuramente Arvedi qui e anche altre industrie energivore. Non ci dimentichiamo che ci sono varie categorie di aziende e di industrie, alcune particolarmente energivore come Acciai Speciali. Su questo io non solo ho cercato e sto continuando ad avere interlocuzione con il governo per trovare soluzioni che non sono facili, perché mentre riuscire a trovare risorse per gli investimenti è possibile, bisogna avere tenacia, forza, qualche volta strillare un po' più del solito e ci facciamo sentire, ma su tutto ciò che è, come in questo caso, il tema energia che riguarda tanti settori, è molto molto più complesso, però c'è un'attenzione, addirittura mi sono fatta da sola parte dirigente per andare a parlare con il presidente delegato di Enel. Oggi noi abbiamo creato anche le condizioni, tutte ci sono, con una legge regionale anche che riguarda l'idroelettrico. Oggi abbiamo la possibilità anche che alla scadenza della convenzione attuale che vede l'Enel gestire il sito idroelettrico di Terni, si possa anche trovare delle soluzioni diverse e anche una gestione pubblico-privato. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marco Celestino Cecconi, non sarà candidato alle elezioni della provincia. Comunico, si legge in una nota dello stesso Cecconi, di aver formalizzato in data odierna ai competenti uffici di Palazzo Bazzani il ritiro della mia candidatura alle elezioni provinciali in programma per domenica 29 settembre, ovvero la sopraggiunta indisponibilità ad essere votato.
Marco Centinari dell'azienda ternana Ceplast è stato eletto presidente della sezione ternana di Confindustria. Prende il posto di Riccardo Morelli. Vediamo il servizio. Sarà Marco Centinari dell'azienda ternana Ceplast, specializzata nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili, a presiedere per il biennio 2024-2026 la sezione di Terni di Confindustria, che conta 220 imprese con oltre 15.000 dipendenti. Lo ha deciso ieri pomeriggio l'Assemblea dei Soci. Vicepresidente è stato eletto Francesco Bernardini. Gli obiettivi strategici del prossimo mandato saranno sicuramente quelli di continuare nel lavoro svolto finora dal presidente uscente Riccardo Morelli, progetti e propositi che abbiamo condiviso insieme, abbiamo sviluppato, io ho appoggiato e approvato essendo stato vicepresidente durante il suo mandato, e quindi le linee tracciate dal presidente Morelli, ne cito qualcuno a caso: il progetto Tarn, l'importanza del rilancio del polo chimico ternano, ovvero lo sviluppo e il proseguimento dell'ITS, cioè continuare a sviluppare un'eccellenza quale l'ITS è per il territorio ternano, saranno i miei principali obiettivi. Poi sarà un mandato il mio aperto a qualsiasi consiglio, a qualsiasi suggerimento venga dal consiglio direttivo. Ad aprire i lavori il presidente uscente Riccardo Morelli, che ha delineato la situazione economica del territorio definendola stazionaria. Durante l'assemblea è intervenuto in videoconferenza il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, mentre l'assemblea è stata chiusa dalla presidente della regione Umbria, dottoressa Donatella Tesei. Sono ritenute molto gravi le condizioni di un ciclista che in sella alla sua bici elettrica è stato investito da un'auto. È accaduto nella mattinata a Spoleto, in via Caduti di Nassiria. L'auto era guidata da una donna, l'uomo, un 73enne di Spoleto, ha riportato traumi in diverse parti del corpo e si è reso necessario, secondo i sanitari, il trasferimento in elisoccorso. Nuovo allarme sicurezza nel centro cittadino di Terni. In una sola settimana si sono registrati ben 3 episodi molto gravi: una violenza sessuale nei confronti di una ragazza e 2 assalti da parte di baby gang, con una rapina ad una tabaccheria e intimidazioni nei confronti di una ragazza. Vediamo il servizio. 3 indizi fanno una prova e di nuovo allarme e sicurezza nel centro cittadino di Terni. Il primo grave episodio ha riguardato la violenza sessuale subita da una ragazza lunedì sera, quando in largo Liberotti, tra Piazza del Mercato e Corso Vecchio, è stata avvicinata da 2 uomini che l'hanno immobilizzata prima di far perdere le proprie tracce. Per la 20enne è scattato subito il codice rosa. Sono in corso le indagini, al vaglio le immagini delle videocamere di zona. Alla violenza si devono poi aggiungere 2 episodi di rapine effettuate dalle baby gang. Nel primo caso una banda di minori, composta da ragazzini tra gli 11 e i 15 anni, tutti nordafricani, hanno fatto irruzione in una tabaccheria di Piazza della Repubblica. Verso le 19 di sera, io stavo qua come tutte le sere dietro il bancone, a un certo punto vedo un assembramento qua davanti di 10 ragazzini tra gli 11 e i 14-15 anni, tutti di nazionalità straniera, nordafricani e tunisini, e c'erano anche 2, non so se di nazionalità o rumeni o albanesi, e già noto che avevano un manico di scopa spezzato suddiviso in 2 bastoni e lo tenevano in 2. A un certo punto entrano tutti e 10 dentro il negozio, 4 o 5 di loro si mettono qua davanti il bancone e mi chiedono dei biglietti dell'autobus. Però già da lì capisco che qualcosa non va, perché si sono messi qua davanti proprio come per coprire gli altri dietro che stavano rubando, e alla porta c'erano 2 ragazze che facevano il palo, più alte e sicuramente più grandi di loro, fra i 15 e i 16 anni, sempre di nazionalità nordafricana.
Allora io esco subito dal bancone perché vedo che stavano toccando tutte le sigarette elettroniche esposte nel negozio. Gli dico: guardate che voi queste non le potete nemmeno toccare perché siete minorenni, quindi non ve le posso vendere. Allora dopo uno di loro, che stava proprio lì davanti, uno degli espositori delle sigarette elettroniche, tira fuori da dietro i pantaloni il manico di scopa affilato, me lo mette qua sotto la gola, sulla parte sotto la gola, tira fuori da dietro la tasca un coltellino svizzero, ma tutto proprio la cosa veramente che fa rimanere senza parole, che è successo tutto nell'arco di pochissimi secondi. Allora prendono tutte le sigarette elettroniche che possono prendere, mentre lui mi punta questo manico, e scappano via verso Corso Vecchio, ma con una rapidità, con un'agilità incredibile, proprio che si vedeva che non era il loro primo furto. Si muovevano come gli adulti, una cosa veramente da brividi. Dopo, col mio compagno che all'edicola qui di fronte a me, abbiamo allertato subito le forze dell'ordine, che sono riusciti a prendere uno dei ragazzi che ha partecipato al furto. Dopo, nei giorni successivi, sono venute delle ragazze che ci hanno detto che queste sigarette elettroniche sono state vendute a Piazza della Balena, che è il luogo dove si apposta proprio questa baby gang che terrorizza la città, e le hanno vendute. Quindi è stata fatta anche una sorta di ricettazione. Rapina mai, no, furto così mai successo. Questa è una scaglia del manico di scopa che mi hanno puntato, che gli si è scagliata dal manico e è rimasta sotto l'espositore delle sigarette elettroniche. Una metà del bastone l'hanno lasciata qua fuori, che infatti l'ho consegnato subito alle forze dell'ordine. Si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con riserva di prognosi una ragazza di 24 anni residente a Bastia Umbra, che giovedì pomeriggio, durante una seduta in uno studio dentistico a Petrignano d'Assisi, ha accusato un grave malore. La ragazza è andata in arresto cardiocircolatorio ed è stata soccorsa in prima battuta dagli operatori del 118 dell'ospedale di Assisi, che, valutata la gravità del quadro, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso Nibbio per il trasporto nel nosocomio di Perugia. L'accaduto è finito all'attenzione anche della Procura di Perugia attraverso i carabinieri della compagnia di Assisi. Le cause del malore sono in corso di accertamento e ora la speranza di tutti è che possa farcela. Bevande senza autorizzazione, scatta la sanzione. Ci spostiamo a Narni, dove a seguito di un controllo effettuato dalla polizia locale è stata elevata una multa da 5.000 euro. Luogo, le Mole del Nera. I particolari nel servizio. Una maxi sanzione di 5.000 euro per associazione senza autorizzazioni alle Mole del Nera è stata elevata dagli agenti della polizia locale di Narni. La multa è scattata, fanno sapere dal comune, a seguito di un'attività di controllo per attività di somministrazione di bevande senza le dovute autorizzazioni ad una realtà definitasi come assolazione e non aventi titoli adeguati per tali attività. E così, a seguito del controllo della polizia locale, oltre alla maxi sanzione, è stato imposto l'obbligo di adeguarsi alle normative vigenti, segnando le criticità amministrative rilevate, pena la sospensione dell'attività. Per l'assessore comunale di riferimento, Luca Tramini, questa è solamente una delle decine di attività di controllo amministrativo che la Polizia Locale di Narni ha portato avanti quest'anno per tutelare i cittadini e i lavoratori onesti che pagano le tasse, per contrastare le attività abusive e per offrire un turismo di qualità. Difatti, per noi la tutela del consumatore, di un turismo di qualità e soprattutto la difesa degli onesti lavoratori sono una priorità. Durante il periodo della bella stagione, le magnifiche sponde di questi luoghi incantevoli sono infatti sempre affollati di turisti e visitatori. Un'auto sospetta e la decisione di fermarla, poi l'inseguimento e la cattura e la scoperta del carico. La polizia ha arrestato a Massa Martana un 22enne cittadino albanese, un 27enne cittadino slovacco e un 23enne cittadino italiano, trovati in possesso di oltre 14 kg di marijuana, hashish e circa 25.000 euro in contanti. Tutto è partito da un'auto sospetta e dalla decisione dei poliziotti della mobile di controllarla. Il conduttore
conducente ha provato a scappare e ha speronato l'auto degli agenti, ferendone due. Una volta bloccato, i poliziotti hanno perquisito i passeggeri e il mezzo. Trovato 5 kg di marijuana e 1 kg di hashish sotto i sedili. Nelle abitazioni sono stati trovati 540 grammi di marijuana, 7,5 kg di hashish e 25.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I tre soggetti sono stati arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e sono stati rinchiusi nel carcere di Spoleto. Grande soddisfazione per il comune di Narni, record di abbonamenti per i trasporti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio. Uno straordinario risultato che conferma l'efficacia delle politiche dell'amministrazione comunale, il superamento di 1.000 abbonamenti, per la precisione 1.003, per il trasporto pubblico. L'assessore Luca Tramini sottolinea come questo traguardo sia frutto di 2 anni di lavoro intenso da parte degli uffici competenti. È un risultato straordinario, sono diversi anni che stiamo lavorando per raggiungere 1.000 abbonamenti e finalmente quest'anno siamo arrivati a 1.003 abbonamenti. Un lavoro importante che stiamo portando avanti con gli uffici e che ha dato per il nostro territorio un grandissimo risultato. Parliamo quasi di una persona ogni 10 ha un abbonamento per il trasporto pubblico locale. Siamo il comune umbro con il maggior numero di abbonamenti rispetto appunto alla popolazione. Un risultato straordinario e siamo felicissimi per questo grande traguardo, però continueremo a lavorare per migliorarci. Un grande risultato sia per le famiglie che per l'ambiente. Sì, grazie ai fondi appunto della qualità dell'aria siamo riusciti a portare avanti questo risultato e con una previsione di un risparmio di 700 tonnellate di CO2, quindi un guadagno per la nostra salute, per il nostro territorio e appunto per tutte quante le famiglie e chi vive tra Narni appunto e Terni, nella nostra conca. Quali saranno quindi i prossimi progetti dopo questo traguardo? I prossimi progetti saranno ovviamente di migliorarci, cercare di fare ancora più abbonamenti, ci proviamo, ma soprattutto anche di migliorare la qualità del servizio. Perciò adesso andremo a cercare di riqualificare le pensiline e riqualificare anche, tramite, aspettando anche il bando nuovo del trasporto pubblico regionale, la qualità del servizio per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, efficace e anche piacevole da utilizzare. Cambiamo argomento, la Regione Umbria ha stanziato 765.000 euro per una campagna di identificazione e di sterilizzazione di cani e gatti. Vediamo i dettagli nel servizio. Con l'approvazione del piano straordinario di utilizzo del fondo di cui alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo per la lotta all'abbandono, la Regione Umbria ha stanziato 765.000 euro per una campagna di identificazione e sterilizzazione di cani e gatti, con particolare riferimento ai proprietari appartenenti a fasce socialmente deboli o protette. Poiché il fenomeno del randagismo si autoalimenta in maniera significativa con l'abbandono di cucciolate indesiderate e una maggiore diffusione la pratica di sterilizzare chirurgicamente i cani di sesso femminile contribuirebbe ad arginarlo, il piano prevede la realizzazione di corsi di formazione e informazioni nelle scuole, il progetto Polo Cinofilo di Comunità con finalità di formazione a valenza sociale, campagne di sterilizzazione e di incentivazione all'applicazione del microchip e iscrizione in anagrafe dei cani e dei gatti di proprietà di cittadini aventi diritto. Sono inoltre previsti il risanamento del canile municipale pubblico, sezione sanitaria di Collestrada, la costruzione di una sezione regionale contumaciale destinata all'isolamento e ad oggi non presente sul territorio regionale, e la realizzazione nelle sezioni sanitarie preesistenti dei comuni di Perugia ed Orvieto di un reparto da dedicare alla detenzione dei cani impegnativi. Verranno infine attivati laboratori per la realizzazione di materiali da destinare ai canili pubblici alle numerose colonie feline del territorio. Il Polo erogherà anche servizi nei confronti di pazienti anziani inviati dai distretti sociosanitari, con la prospettiva di creare un centro specializzato dove verranno effettuati gli interventi assistiti con gli animali e ospiterà strutture di degenza e asilo per aiutare le famiglie nella gestione dei propri amici a quattro zampe. Tra i protagonisti della storica vittoria per 8-0 della Ternana sul Legnago Salus c'è Michele Carboni. Il trequartista rossoverde mercoledì ha segnato il suo secondo gol in campionato. Vediamo il servizio. Michele Carboni ci ha preso gusto. Il trequartista di proprietà del Cagliari ha segnato il suo secondo gol in campionato, il primo contro il Pescara, questo contro il Legnago. Poi inevitabile la corsa sotto la curva nord ad esultare.
Contro il Legnago Salus, Carboni è tornato a giocare titolare dopo due partite iniziate dalla panchina. Domani è di nuovo campionato, la Ternana sarà di scena ad Arezzo. Per il momento è tutto, io mi fermo qui, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di AM Terni Television. Buon proseguimento!